Carlo Sibilia, oltre l'Irpina dell'Emergenza, un'iniziativa sabato e domenica per riavvicinare i cittadini alla politica. Sì, penso che questo sia uno dei passaggi necessari. Noi facciamo questo e questa è la grande novità del Movimento 5 Stelle, cioè quella di riappropriarsi, insomma, della rappresentanza cittadina, iniziare ad avere un rapporto diverso con le istituzioni. Noi giriamo tutto l'anno, diciamo da 8 mesi, ci stiamo facendo tutta l'Italia, tutti i giorni andiamo tutti i fine settimana andiamo in qualche evento sul territorio e questa è la volta di Avellino dove spiegheremo quello che abbiamo fatto fino adesso in 8 mesi di Parlamento. Qual è il giudizio del Movimento 5 Stelle sulla situazione amministrativa? Beh, io penso che l'amministrazione di Avellino abbia deluso ancora una volta. Siamo arrivati alla frutta, forse siamo arrivati all'amaro, già eravamo alla frutta in realtà, perché abbiamo scoperto che ci sono debiti fuori bilancio, quindi vere truffe nei confronti dei cittadini e non si vede una via di uscita. Quindi veramente sembra che più di esserci stato un rinnovamento, c'è stata la solita delusione targata PD purtroppo. Sì, in realtà questa è una tematica che abbiamo portato sin dall'inizio all'interno delle sale istituzionali. Sembrava che ci potesse essere qualche sviluppo, abbiamo parlato anche con il ministro Damiano, o meglio l'ex ministro, il presidente della commissione lavoro, e purtroppo in realtà siamo stati delusi anche in questa situazione e soprattutto non è che deludiamo il Movimento 5 Stelle, deludiamo dei cittadini che purtroppo, avendo lavorato in condizioni precarie di sicurezza, oggi scontano sia una problematica a livello economico, cioè non riescono ad arrivare a fine mese, e una problematica di salute, cioè devono andare a lavorare magari con un tumore. Questa è la problematica. Beh, questo è un pregiudizio che in realtà viene soltanto alimentato da chi non è ben informato. Noi pensiamo che chi si informa oggi con i mezzi che ci sono oggi a disposizione, anche con alcune testate libere, magari qualche TV libera che comunque esistono all'interno del panorama nazionale, io penso che già sappia quello che il Movimento sta facendo. Tra l'altro anche a livello nazionale è possibile capire come abbiamo salvato il 138, che noi stiamo restituendo 17.000 euro a testa dei nostri soldi, li diamo alle piccole e medie imprese. Cioè queste piccole cose sono comunque molto molto importanti per il futuro del paese e penso che questa è un'occasione per spiegare anche ai cittadini che c'è un grande lavoro alle spalle che magari non viene fuori e quindi aprire ancora una volta di più gli occhi. Allora, il Movimento 5 Stelle si è candidato alle amministrative la scorsa tornata. Le nostre battaglie sono quelle di trasparenza, condivisione e partecipazione. Noi le abbiamo individuate nella partecipazione cittadina. Noi volevamo inserire il referendum senza quorum ed è ancora una proposta valida. Vogliamo che i cittadini possano intervenire nelle scelte, perché se io devo avere una red urbano di un certo tipo, come minimo deve essere chiesto ai cittadini, perché io lo subirò, da cittadino subirò una scelta dell'amministrazione. Oggi la politica è cambiata, la politica deve essere attiva soprattutto da parte dei cittadini, quindi sono loro che devono decidere cosa è meglio per il loro futuro. Noi vediamo tre grandi direttive per la nostra provincia: una è quella culturale, un'altra è quella appunto agricola, quindi andare dal punto di vista dell'agricoltura, e un altro punto è quella della partecipazione. Se riusciamo a mettere insieme queste tre grandi direttive, secondo me si può fare molto in questa città.